respiro qua e tu il dottore. Appena le dico, sì, ora sì, così poi il dottore può fare la sua. Sicuramente sì, però Rossana deve fare una, un cameo, giusto? Così poi il dottore, in base alle domande, fa conclusione e certo, parte prima che. Sì. Allora, Rossana, forza la nostra referente del laboratorio di poesia dialettale. Grazie Giuseppe di darmi sempre questa meravigliosa opportunità di partecipare a questi meravigliosi eventi che ci sono la domenica. Io chiaramente mi sono attenuta al titolo della serata, primo piatto, secondo piatto, quindi diciamo ho fatto un riferimento diciamo un pochino sorvolando diciamo ai prodotti tipici, cioè l'olio, la pasta. Ho scritto qualcosa che riguarda tutto il pranzo, spero che vi piaccia, non lo so. Ma sentiamo, sai. U pranzo. Quando è l'ora di mangiare, l'appetito va a abbondare, sunna aperte tutti i brami per lo sfogo della fame. L'antepasto saporito este sempre ben condito, con la lieve e le tartine pronte per le buche fini. Quanto ciauro in ta cucina che si sente una mattina, quando arriva il primo piatto si imbecina pure un iatto. Dopo che tutto guardavo, iaso musso e dici gnau. Quanto è buona pasta asciutta, io magalo pure tutta. Non parliamo di ravioli, che ne cacciano i paroli. Ci sono gnocchi mal tagliati che raffriscono i palati. Ansalata di fenocchio, che ne tiene sempre d'occhio. Con radicchio e la verdura fatte proprio alla misura. Ora c'è un secondo piatto, e per tutti c'è uno scatto. Pisce al forno e bracioletti, gamberoni e cotoletti. Cup sedde e cup purè, pranzo buono con un re. Alla fine da mangiata, macedonia e pignolata, e una torta e crema e frutta, che ma mangio pure tutta. Certo pranzo quando è buono, va e se posa sopra un trono, e con l'ospite a misura viene bella la figura. Su mangiare e mesurato, grazie a Dio, non è un peccato. Grazie alla nostra Rossana. Io vi volevo fare anche notare che sono passate le fotografie dei nostri artisti alle nostre spalle. Maria Teresa Gereto, per esempio, il senso della natura morta e della caducità che continua nelle fotografie di Angelo Meduri, questo piatto ingigantito dalla fantasia dell'artista. Tutte queste prove praticamente dell'isolamento, ecco, della frutta per Mimma Gorgone nel contesto e fuori contesto, tutto col senso del chiaroscuro e della concezione della forma, perché alimentazione e forma e geometria, non dimentichiamocelo. E dopo Mimma Gorgone, grazie a Papalia, dove anche il segno diventa disegno e dove ogni elemento diventa emblema di un periodo o di una situazione o di un contesto, e diventa anche l'emblema di un territorio, per grazie a Papalia. Ancora per Santina Milardi, il cumino, tutte le spezie, come voi potete vedere, diventano questo tappeto che è tovaglia, dove appunto si impasta quella che è la cucina del nostro tempo. Andiamo avanti, quindi l'assemblaggio, la mela nell'alimentazione, ma anche la mela di quello che è l'elemento del peccato per eccellenza, quindi il figurativismo per Francesco Logoteca, dove anche l'alimentazione può rappresentare un male simbolico, come diceva anche non solo fisico il nostro dottore. E poi continuando, Antonella Laganà, guardate questi tessuti che diventano altro con la tecnica dello stampo per Antonella Laganà e del macramè, dove l'elemento vegetativo e la stoffa stessa viene intinta con colori naturali e assume poi questa plasticità della figura stessa. E poi sempre per Francesco Logoteca, ecco, oggi in effetti questo piatto dovrebbe piangere, perché nell'essenzialità e nel segno informale di questi elementi che vengono composti in questo tavolo neutro. E poi
praticamente per Filippo Bucca la consegna di questa noce, che diventa poi emblema di che cosa? Emblema anche concezione di rinascita, il contenitore e il contenuto, quindi da un elemento molto piccolo poi quelle che sono le proprietà organolettiche, quindi questa gioventù che consegna un elemento naturale. E per finire Nunzia Gimondo, quindi il tema della natura morta che è isolata, no? Dove anche queste brocche anonime poi diventano quasi un contrappeso a quello che è l'elemento vegetativo posto in primo piano. E per finire Pina Calabro, la giusta posizione del colore che crea poi l'illusione ottica, perché a volte l'alimentazione probabilmente è questo senso illusorio che ci affascina e che ci ammaglia. Quindi un applauso a tutti gli artisti che hanno aderito. La domanda è sicuramente qua il dottore, vuol dire quello che è, dottore, qual è la caratteristica, così può collegare anche a quello che diceva prima ora degli alimenti. Chiedo scusa. Il dottore ha detto prima che lui è un po' polemico. Ha detto prima che lei è polemico. Non ha detto prima che è polemico. Mi consente di essere polemico un pochino. Una polemica è chiarificatrice. Perché per la prima volta apprendo questa sera che il nutrizionista non è solo un medico o un biologo. Lei è un biologo. Ma lo apprendo con piacere. Però c'è una piccola differenza. Il compito del medico è quello di fare diagnosi e terapia. Il medico rispetto a voi fa la clinica, la parola clinica deriva da clinos, che vuol dire letto, quindi il vero medico è quello che sta al letto del paziente. Quindi adesso, una volta si parlava di scienza dell'alimentazione, quindi è una scienza, adesso è una nutrizionistica. La scienza dell'alimentazione si diventa oggetto di studio e di insegnamento. Secondo me, siccome lei non è medico, lei non può fare diagnosi. Lei riceve un retto con ulcerosa, viene il paziente con la retta, non fa diagnosi lei, il diabetico non fa diagnosi lei, per cui secondo la sua figura è importantissima. Io sono contentissimo di quello che ha detto, ho preso volentieri, però lei è come l'ortopedico, fa l'intervento chirurgico, però alla fine l'ortopedico manda il paziente dal fisioterapista, per cui il diabetologo manda da lei per fare la cura del diabete, è d'accordo? Ok, Mimma Gorgoni deve fare la domanda di prima, che non è, l'abbiamo così, la sentiamo degli altri, e poi noi il microfono, prego Mimma. Io volevo sapere, microfono vicino alla bocca. Volevo sapere gentilmente, conoscere, se ci può dare dei consigli, dei prodotti che dobbiamo comprare, mangiare, per non sbagliare. Ok, scusa, c'era Anna e poi no. Sì, e poi diamo il microfono, poi piano piano. Rivolta specificatamente al dottore biologo Kindevi. Lei cosa ne pensa degli integratori alimentari? Io sono altamente contraria. Ok, ora dottore può fare, magari per un problema di telecamera, se era possibile sul palco, in modo che riesce a controllare, poi darò il microfono per altre domande, Antonella, tranquillamente, sì, se no lo confondiamo. Allora, vado a rispondere in ordine. Giustamente, come diceva, ritengo il dottore, non ho fatto una precisazione quando ho parlato, cioè che noi abbiamo autonomia operativa sulla base di una diagnosi medica che il paziente deve portarci per avere l'evidenza della patologia, quindi non riferita, documentata. Io che sono molto ligio alla mia deontologia, non mi presto a seguire un paziente se non ho tutte le carte, comprese le analisi. Sul discorso analisi, apro e chiudo subito una cosa. Ritengo che nel nostro paese ci sia una forte incongruenza. Perché? Se i laboratori di analisi sono diretti, nella buona parte dei casi, da biologi, i quali eseguono le analisi e conoscono i principi biochimici che stanno dietro alle analisi, trovo assurdo per la legge italiana che un biologo non possa dare a un paziente, in questo caso un nutrizionista, delle indicazioni su quale analisi richiedere, cioè, o quantomeno dire mi servono questi esami. Quindi noi purtroppo dobbiamo fare questo passaggio, cioè invitare il medico, il quale spesso è poco sensibile anche alle nostre richieste, e qua lo devo sottolineare, perché ritiene inopportuno a volte di fare certi esami,
che invece sono opportuni, perché a quel punto io dico, tu medico forse non hai neanche contezza del perché ti sto chiedendo questo esame. Quindi se il medico avesse più contezza, forse invece di fare ostruzionismo andrebbe a segnare gli esami anziché farmi fare le letterine a Babbo Natale. Detto questo, non abbiamo la possibilità di usare farmaci, e di questo ringrazio Dio per quanto mi riguarda, perché la pubblicità che dice ti piace vincere facile, il farmaco che vinci facile, a dare una statina a un paziente è facile, abbassare il colesterolo senza l'uso delle statine e con l'alimentazione è tutta un'altra musica, o con qualche integratore serio, e così mi collego alla preside, no, vabbè, insomma, alla signora che parlava e mi chiedeva parere sugli integratori. Quindi è giusto questo chiarimento, che ben venga, perché sostanzialmente la differenza sta in questo. E nessuno di noi si sogna di dare a un paziente con problemi del metabolismo glucidico una metformina. La metformina non fa mogliare del medico. Anzi, dottore, pensi che quando mi vengono i pazienti tutti con vitamina D bassa, lo sa benissimo che ormai pure i bambini hanno la vitamina D bassa, e mi dicono, cosa mi devo prendere? Vai dal tuo medico. Se poi hai un livello di mantenimento che io ti posso dare un integratore, perché qua devo precisare, noi abbiamo piena autonomia su tutto ciò che viene prodotto dalle industrie come integratore alimentare, quindi non farmaco, che poi internos, molti sono mimetizzati sotto la voce di integratori per motivi economici di registrazione, ma sono dei farmaci. Tant'è vero che dico sempre pure ai colleghi, quando si fa fitoterapia, quando si danno integratori, oligoelementi, gemmoterapici, dovete avere idea di che cosa c'è dentro, perché come un farmaco ha la sua dinamica, cinetica, cioè tutti gli aspetti legati a un farmaco, quindi devi avere piena consapevolezza di quello che fai. Perché? Perché gli integratori, alla pari di un farmaco, interagiscono con l'alimento, possono contrastare il farmaco, quindi tu devi conoscere la terapia che sta facendo, e quindi comunque nella tua cultura, nel tuo bagaglio, ci deve essere la conoscenza della farmacologia. Perché sì, però dottore, io voglio dire una cosa, quindi, scusate che mi interrompo, no, sono d'accordo, però è anche vero che lei è stato molto chiaro stasera, no? Ha detto statevi attenti eccetera, però io nella mia breve storia con incontri eccetera, lei è il primo che parla così tra virgolette creando un po' di allarmismo, cioè quando ci sono da un punto di vista ecco di promozione questi prodotti eccetera, perché non indicate l'indice? Perché a volte credo che la stampa sull'alimentazione è asservita al potere e le multinazionali e rientriamo quindi non come la tutologia, o magari io vedo alla dieta di Tizio e ci credo, perché se lo dice Barbara Boucher, sto dicendo una stupidata, lo dice Barbara Boucher che è un VIP, non so se mi spiego. È la stessa cosa dell'estetica, io l'altra sera ho visto una cosa in televisione che mi ha di una che aveva intubato della plastica nel volto, della plastica, sì, sì, di plastica. Quindi voglio dire, voi categoria, la responsabilità, avete una grande responsabilità, certo che c'è, anche perché non si può creare, perché bisogna educare, e perché come diceva il dottore, ti chiedo scusa, che non siete l'anello, certo, conclusivo della catena, siete l'anello della catena, era questo che si voleva. Infatti l'alimentazione corretta è un atto di coscienza, di consapevolezza, la gente della consapevolezza. Però dottore, se io vado e mi faccio le mozzarelle, sì, ma è una scienza. Sì, ma la scienza la possiede il professionista, che è il ruolo di creare coscienza nella collettività. Perché io non posso venire a raccontarvi il perché l'acido grasso insaturo, il trans, perché alla fine entreremo in discorsi troppo tecnici, ma dire che un acido grasso, per esempio, cosiddetto monoinsaturo, che c'è nell'olio d'oliva, è una medicina, assieme a tutto quello che contiene l'olio d'oliva, cioè i polifenoli, che sono antiossidanti, cioè che evitano che le famose LDL, il colesterolo cosiddetto cattivo, che poi colesterolo non è, tra l'altro, sono veicoli del colesterolo, le cosiddette lipoproteine, subiscono quei processi di ossidazione. Avete presente una mela, quando la tagliamo la lasciamo, sì, esposta all'aria, diventa nera? Sì. Ciò accade nel nostro organismo, alla pari, si chiama ossidazione.
Le LDL sono che si ossidano quando sono in eccesso. Allora, l'acido oleico, per esempio, e i polifenoli, che hanno una serie di nomi, dall'oleo europeina all'oleo cantale, eccetera, eccetera, sono una difesa per evitare che le nostre LDL si ossidino così come altre componenti. Quindi diventa una medicina, l'alimentazione corretta. Quando parlavo di cibi antinfiammatori, volete un esempio? L'olio d'oliva. Sì. L'olio d'oliva. L'olio d'oliva, attenzione, extravergine con spremitura a freddo. Perché? Perché l'olio di l'acido oleico, essendo già appartenente ai cosiddetti monoinsaturi, e poi ci stanno i poliinsaturi, più ci sentite la parola insaturi, più sono a rischio di ossidazione da calore e da esposizione all'aria. Perché l'olio non deve prendere aria? Perché non deve andare oltre una certa temperatura? Perché le alterazioni che può subire poi creano componenti che sono più dannose. Classico esempio, la frittura degli oli. La frittura degli oli, quando superi una certa temperatura, subentrano processi chimici alterativi che vanno a formare delle componenti che sono irritanti sull'apparato diciamo gastrointestinale, nonché cancerogeni. Le proteine. Dottore, un'altra cosa, scusate che vi interrompo, voglio chiedere questo al dottore. Allora, noi domani mattina siamo tanti stasera, siamo come al solito più di 100, quindi questo è l'applauso a voi che veramente ci seguite. Allora, domani mattina io devo fare, scusi la domanda banale, sono venuto a parlare con lei. Ora le dico, dottore, io le vorrei chiedere questo, domani mattina alle 9 io devo fare la spesa al supermercato. Certo, non è che posso vivere sempre di pasta a carbone e di olio di paternisi, con tutto il rispetto, però io stasera apprendo che la pasta è fatta con dei grani, mi fido, perché mi sembra che c'è anche, quando uno dice non bisogna anche fidarsi delle persone, che l'olio di paternisi ha questa caratteristica. Ma quando io domani vado nel supermercato dal dettaglio, lei ora mi deve dire... polemico no, domani mattina io con il carrello che cosa devo mettere dentro questo carrello, perché io no nel giardino non produco, ma me lo deve dire lei. Ora allora mi collego agli interventi che sono stati fatti interessantissimi, sì. Oltre che apprezzare l'entusiasmo dei giovani che rappresentano anche il futuro della nostra terra, se non scappano via. Il discorso della guida ai consumi, alla buona guida ai consumi. Premesso che, torno un po' un attimo indietro, la nostra associazione ha già fatto iniziative, la lettura dell'etichetta alimentare. Questo è uno degli argomenti più importanti e interessanti che si possano proporre in un momento di divulgazione. Sì, sì. Perché? Perché è una materia complessa, normata da... appunto un corpo consistente che nasce nel 2011 e viene applicato ormai pienamente da qualche annetto a livello anche sanzionatorio, che tutte le aziende non possono più produrre come una volta alla buona. Oggi ci sono norme molto rigorose che tutta la filiera alimentare viene controllata con delle procedure standardizzate e quindi... vi faccio un esempio, non mi ricordo il tuo nome, scusami. Anna diceva non a pietra. Ma perché non a pietra? Perché oggi ci sono dei materiali che igienicamente non danno la sicurezza, allora bisogna sostituirli, l'impianto deve essere in acciaio, eccetera, eccetera. Tutta una serie di norme che garantiscono al consumatore che il prodotto sia igienicamente sicuro e poi che non contenga sostanze nocive. Per esempio le farine, un altro rischio che hanno, che possono contenere oltre al glifosato, che per motivi che comprendete non posso fare dei nomi commerciali che conosco bene, addirittura conosco centri dove li vendono che sono al glifosato proprio, sostanzialmente deve essere un'informazione più, ecco, questo che dicevo sostanzialmente. Imparare a leggere le etichette, le composizioni. Ecco. Allora, ricollegandomi al discorso che facevo prima della glicemia, se cominciate a leggere le etichette, intanto leggete le etichette, primo punto, sì. Fondamentale quando si vuole comprare
in maniera consapevole bisogna dotarsi, a mio giudizio, di lente di ingrandimento, perché molte aziende ancora, nonostante la normativa imponga dei caratteri di certe dimensioni e con tutta una serie di indicazioni cosiddette pittogrammi che ci devono essere, ancora ci sono aziende che producono per lettura microscopica. Quindi se non sei dotato di una lente già... Però io non ne ho mai visto al supermercato con la lente, io guardo per esempio la scadenza, basta. Allora la problematica è un'altra. Qual è? La fretta. La fretta. La fretta, il problema è che non si riesce a comprendere, uno solo, in sintesi. Che si bada troppo a dei beni di consumo che non sono sicuramente vitali e si dà poco peso al carburante che fa camminare la tua macchina, cioè il cibo, sì, che se non è di qualità la macchina si intasa. Sì, allora, per avere questa qualità, sì, primo, tutti i prodotti conservanti che vengono utilizzati per i prodotti industriali, iscatolati, confezionati, già dovremmo eliminarli. Quindi io devo eliminare i legumi, chiedo scusa, il tonno. No, dove sta scritto che i legumi li dobbiamo comprare in scatola? E non il legume che dopo opportuno ammollamento che ha il suo perché qual è? Il legume si ammolla per neutralizzare alcune componenti dei legumi che impediscono il buon assorbimento dei minerali. Ecco perché si ammollano i legumi, perché interferiscono l'assorbimento del calcio, del ferro, del magnesio, del manganese, eccetera eccetera. Quindi si ammollano per neutralizzare i cosiddetti fitati, si chiamano chimicamente così, perché hanno questo effetto antinutrizionale. Ma voglio dire, se ci andiamo a comprare i legumi dalla signora che li vende, per dire, a Gambari, e ce li mettiamo in casa e ce li ammolliamo e ci facciamo una buona pasta di legumi che è un piatto nutrizionalmente completo, non vedo perché dobbiamo ricorrere al legume scatolato con liquido di governo eccetera eccetera. E torniamo al discorso che facevo, cioè la frenesia. È come la storia della mamma del mattino che per non far fare al proprio figlio una corretta colazione scappa, passa al bar, scende al volo, colpa il cornetto, glielo mette al bambino in mano e lo porta a scuola. Certo. Naturalmente il signor Carboni dice non è solo la fretta, è anche il rapporto all'offerta, certo, che a volte ci spinge. Ma ci sono dei cibi che sono talmente... Ma insomma, i contadini che mangiavano cibi prodotti da loro stessi a chilometro zero, pasti semplici, come mai godevano di una salute ottimale rispetto a noi che oggi siamo ormai con un tasso di patologie che cresce in maniera vertiginosa, specialmente le malattie degenerative? Come improvvisa, proprio. Chiedo scusa, e per gli insaccati per esempio? Allora, gli insaccati non hanno niente da dire di nuovo, se non quello che ha detto il Fondo Mondiale per la ricerca sul cancro, cioè che tutte le carni lavorate e trattate sono cancerogene, punto. E quindi eliminiamo, allora dal tavolo stiamo eliminando, allora non vorrei, vista la battuta di prima del piatto nuovo, non vorrei che passasse che la corretta alimentazione è uguale a fare la fame. La corretta alimentazione è un'altra cosa ed è innanzitutto, come è stato più volte detto, cerchiamo nei limiti del possibile di rivolgerci a una produzione locale che venga fatta secondo tutti i crismi, senza l'adozione di sistemi. Ora lei, dottor, scusi, però non è sempre così, a parte i casi presenti, voglio dire, ho capito. La produzione locale, se uno si fida di andare a comprare la carne da X contadino che mangia, non è detto che ma sicuramente la grande distribuzione non ti dà queste garanzie, tranne che non abbia il marchio biologico, che in quel caso, tranne che non siano, perché non è detto che magari il salame è andato a comprare, che ne so, ma il salame è diverso, o anche lo stesso maiale, non è consumata, non c'è questa garanzia, però non c'è questa, diverso, ma non c'è la sicurezza, però non c'è la sicurezza, però per esempio un cibo
Ecco, se uno si rivolge al biologico certificato, è già sicuramente più diverso. Vabbè, quello è un altro discorso. Ho capito, ma pure le carni esistono. E ci sono dei controlli sui biologici. Certo che ci sono dei controlli. Dottore, non per farmi gli affari suoi, ma lei che cosa mangia durante la settimana? E cosa? Ora non voglio fare discussione. Ora ci vuole. Ho letto un post qualche giorno fa, diceva, ma i nutrizionisti cosa mangiano? E cosa mangia un nutrizionista? Prego! Vabbè, diciamo che la mia risposta è troppo personale, nel senso che non è detto. Per esempio, io ho una media di consumo di carni bovine pari a 3-4 volte l'anno. Ho un consumo di pollo che si aggira forse a 1-2 l'anno. Addirittura! Perché lo vado a reperire solo da fonti sicure e quindi mi concedo 1-2 polli di 4-5 kg dilazionati in quell'arco di tempo limitato, diciamo. Sì, però lei ci sembra in carne, dottore. Scusi che mi permetto, però io visto che lei parlava di pancia. Perfetto, la dimostrazione, che è magro non è saluta per forza salute, e che quando è chiuso non per forza corrisponde a cattiva salute. Cioè, questo già è un punto fondamentale, perché quello è il discorso dei canoni estetici. Cioè, oggi tutto viene ridotto a un canone estetico. Ecco perché il ragazzino vuole per forza utilizzare il modello di riferimento dell'uomo dello spettacolo che ha il fisico scolpito alla Cristiano Ronaldo. No, ma noi ci interessiamo essere... a lei però, no? Okay. Allora, dottore, lei io vi dico, confesso un errore che commetto, però con coscienza lo vorrei commetto, che mangio troppa frutta. Allora voi direte, ma come, la frutta non è salutare? No, nel senso, esatto, l'abuso di creare comunque dei carichi di risorse. Una cosa importante per quanto riguarda la mangiare. È importante l'attività fisica di cui nessuno parla. Esatto, per esempio, se voi mi aveste conosciuto 2 anni fa, quando dopo una vita ho fatto l'arbitro di calcio, mi avreste trovato in forma diversa. Da 2 anni che ho conduco vita sedentaria, studio casa studio, eccetera, eccetera. Una delle cause, giusto come dice il dottore, è l'attività fisica, che per noi oggi è una prescrizione, dove 30 minuti minimo bisogna garantirli, 5.000 passi al giorno, esatto, a un ritmo tranquillo, sereno, senza dover fare le gare o la palestra. Anzi, dirò di più, e qua credo di trovare supporto del dottore. Se ha una persona obesa gli diciamo vattene in palestra domani, può sottopone solo a sforzo il proprio cuore, che già è sotto sforzo di suo, per il in eccesso. Scusa dottore, chiediamo una cosa, la diete, la ginnastica non la fa nessuno, quando sta bene non la fa perché sta bene, quando sta male non la fa perché sta male, sia dieta sia ginnastica. No, questo no. E vabbè, ma allora io che cosa vedo allo studio? Cioè, io che cosa vedo secondo lei allo studio? Cioè, io dalla malattia infiammatoria cronica intestinale alla... Come? Le leite terminali, no? Ma pure le leite, proprio l'altro giorno mi è capitato le leite, proprio giusto per... dal Crohn, dalla rettocolite, dalla ipercolesterolemia, all'ipertensione, all'obesità di alto grado, quindi non è che mi sono inventato io le patologie. Dottore, se dopo che mi mangio un piatto di pasta, mi mangio un piatto di stroncatura domani. Dopo che cosa mi devi dire? Allora, cosa si mangerebbe? La regola della buona alimentazione in primis è la corretta associazione, che è l'errore più comune. Ce la dico. Per esempio, la signora che molto simpaticamente ci ha fatto sentire una bella poesia che era anche simpatica, dove ho apprezzato, diciamo, la rima, però sicuramente era l'esempio di come non mangiare. Perché? Perché già associare al secondo la carne col pesce già è un insulto, cioè stanno facendo appunti, cioè le proteine animali, vegetali o comunque le proteine differenti non vanno mai associate. Il classico pezzettino del formaggio digestivo, qua ce lo siamo inventato che è digestivo, a fine pasto dell'italiano è un'aberrazione. Cioè, quando si deve mangiare? Ce lo dica. È un secondo isolato.
informati. Sì, certo. È un secondo a tutti gli effetti. Tutti gli effetti. Da accompagnare con che cosa? Con le verdure. Cioè, allora vi dico un dato. Le linee guida sull'alimentazione, i cosiddetti LAN, prevedono 30 grammi di fibra al giorno. Ma lo sapete a che servono le fibre? Ma se fosse solo quello a poco servirebbe. Le fibre, con gli studi più recenti, la nostra salute è al 90% correlata ai batteri del nostro intestino. E se abbiamo un buon microbiota, così si chiama, quindi non si chiama più flora batterica, è un termine obsoleto, da non utilizzare più. Come? Non si usa più. Microbiota. Il nostro microbiota, se gli forniamo cibi graditi, Dorme. Lavora per noi. Se gli forniamo cibi molto poco graditi, quali appunto l'eccesso di carni, di insaccati, di zuccheri semplici e di prodotti industriali, spazzatura, se ne va via e lascia il posto a una componente batterica che fa solo danno. Per esempio, dalle malattie cardiovascolari a quelle renali, fino ad arrivare addirittura al cancro del colon retto. Si stanno cominciando a capire le correlazioni col microbiota, comprese alcune patologie come la sindrome dello spettro autistico. Addirittura ci sono studi del genere. Sì. Dottore, ve lo dico perché sono aggiornato che mi occupo di questo da anni. Dottore, io per esempio utilizzo molto le insalate in busta già lavate. Ecco, per esempio, l'insalata dovrebbe essere la prima cosa che arriva alla nostra bocca quando iniziamo un pasto. Cruda. Non sto qui a spiegarvi il perché, vi dico solo che oltre a regolare, diciamo, il discorso del volume e la sazietà, lancia dei segnali, dei messaggeri chimici al cervello che danno delle informazioni di sazietà e in più favorisce questo famoso microbiota. Perché attenzione, noi non abbiamo sostanze che degradano le fibre, noi non digeriamo nulla delle fibre. E allora uno dice, allora me ne frega, no? Servono i batteri. Sono i batteri che hanno le componenti che permettono la degradazione delle fibre e che cosa fanno questi batteri? Formano dei prodotti. Si chiamano acidi grassi a catena corta che sono addirittura anti-cancro. E perché cioè, si dice solitamente mi mangio l'insalata per sgrassare alla fine? No, no, molta gente se la mangia proprio alla fine va un così. Allora, dopo che uno si è mangiato un suino intero sotto forma di frittole, si mangia, si mette il limone per digerire e sgrassare, poi si mette l'insalatina che sgrassa pure, sì, e poi si mette il caffè senza zucchero perché non bisogna mettere lo zucchero. Allora, non perdiamo tempo, andiamo avanti, parliamo di cose serie. Dottore, per una correttezza di informazione, prima ha chiamato in causa il mondo della scuola e le merendine. Per correttezza di informazione, c'è un dirigente scolastico che è la preside Maria Rosa Monterosso dell'Istituto Alvaro Gebbione, alla quale, ecco, chiediamo, lei prima in un certo senso ha accusato il comparto della scuola da questo punto di vista. Noi nella nostra scuola abbiamo le macchinette. Non è evidente. No? Allora, volevo proprio fare una precisazione a questo proposito. Prego. Premesso che il problema con il cibo non è semplicemente biologico, alimentare, ma anche filosofico, era poi il Bach che dice che l'uomo è ciò che mangia. E quindi c'era già qualche secolo fa. Allora, queste scoperte non è più l'uomo che è ciò che mangia, l'uomo è ciò che mangia e che i batteri trasportano. Anche i batteri trasportano, evidentemente non conosceva questa ultima scoperta scientifica. Devo dire, seguendo proprio l'indicazione del dottore, che una delle prime cose che io notai arrivando nella mia scuola nuova ad Alvaro Gebbione furono proprio le macchinette. E una delle prime cose che dissi furono bisogna bandire le macchinette, che sono ancora lì soltanto per motivi amministrativi e burocratici, perché molto spesso accade che non tutto quello che è opportuno, che si vuole fare, si possa fare nei termini immediati. Ma un'altra delle mie indicazioni, oltre a quella insomma di far sì che i ragazzi acquisiscano la cultura proprio del mangiare sano per vivere meglio, che anche poi la filosofia di fondo del Pastificio Carbone, di cui io sono per avventura membro aggregato, però proprio quella è la filosofia, mangiare meglio per vivere sano.
Quindi proprio per questo io ho incitato anche i ragazzi a non consumare durante il pasto né merendine né panini, ma eventualmente anche a partecipare alla mensa scolastica, che al di là della qualità, quella chiaramente non la possiamo garantire, tuttavia si basa su dei principi nutrizionali che vengono comunque chiariti a livello medico. Quindi via le macchinette, sono assolutamente d'accordo con il dottore. Sicuramente una parte di prevenzione è affidata alla scuola, ma adesso non so più cosa non possa essere affidata alla scuola. Non è giusto che sia della sicurezza. Quindi qualunque cosa c'entra la scuola. È giusto che sia così, la scuola non è sì, formativa primaria. È l'agenzia formativa primaria, non fermati tutti coloro i quali devono formare, dovrebbero formare i ragazzi, però sicuramente il discorso dell'alimentazione deve avere quindi dell'educazione alla salute che passi quindi anche come educazione alla cittadinanza, che passi per l'acquisizione di una corretta alimentazione, è proprio requisito indispensabile. Quindi Giuseppe, domani così io non ci sarò, puoi cominciare a dire, ho detto la preside, che le macchinette da mercoledì non ci devono essere più. No, abbiamo le procedure. Volevo dire che sono stato interpellato qualche anno fa per la zona del Catanzarese, avevano fatto una proposta di sostituire da questi cibi. Dei cibi diversi, sì, tipo frutta secca, per esempio, non ho parlato della frutta secca, non ho parlato delle noci, delle mandorle, dei pinoli, ma questi sono davvero cibi sani. Un'altra problematica che io vorrei all'attenzione, vorrei porre all'attenzione un'altra questione, che è una questione annosa secondo me, quella di questi, diciamo, tentativi, perché solo tentativi sono, nella scuola, che vengono fatti da anni, di fare educazione alimentare. Purtroppo l'educazione alimentare è una cosa, come diceva il dottore, è una scienza, e come tale, come tutte le scienze, deve essere fatta con competenza. Io ritengo che chi si rapporta quotidianamente alle problematiche della salute e dell'alimentazione sia la persona più indicata, non certamente un docente solo perché insegna scienze, perché non ha nessuna competenza per poterlo fare, se non quella di dire sì, ragazzini, gli alimenti sono fatti dalle proteine, dai glucidi, cioè i macronutrienti, i micronutrienti, ma non è quella l'educazione alimentare. L'educazione alimentare è cercare di fare capire cosa non va fatto, come non devono essere associati i cibi, quali sono, qual è il ruolo. E gli adolescenti, per esempio, è da un periodo che io nelle scuole calcio vengo invitato, perché mi occupo di nutrizione sportiva, a parlare ai ragazzini come è corretto mangiare anche in relazione all'attività fisica che svolgono, quella di fare i giovani calciatori. Quindi una importanza notevole. Per esempio, uno dei grandi errori che commettono gli adolescenti, ma anche gli adulti, è di saltare la prima colazione. Ora, è vero che ci sono delle linee anche di orientamento che si possono saltare alcuni pasti alla giornata, ma solo in casi particolari. Però una buona alimentazione, un bambino deve comprendere la prima colazione. E allora nasce da là l'errore, perché è chiaro che se non distribuisci nell'arco della giornata bene i nutrienti, ti ritrovi poi nelle ore di punta, nei pasti principali, che sei talmente affamato che, come dice un mio amico cardiologo, io arrivo a casa e mangio tutto il frigorifero senza aprirlo. Senza neanche aprirlo, me lo mangio intero. Scusa, io ho due domande in modo da essere, perché siamo verso allora. Antonella Battaglia e poi pure per Filippo Cucca volevano fare. Sì, brevemente, perché l'argomento chiaramente è molto interessante e mi pare che la cosa fondamentale sia veramente quella di un'informazione maggiore, quindi una consapevolezza da parte di ciascuno di noi, e poi per noi che siamo anche operatori nella scuola, certamente non fatto singolarmente da noi, che non abbiamo le conoscenze e la competenza giusta, però sicuramente un'azione di informazione anche nella scuola è fondamentale. Però nello specifico volevo un paio di piccole cose che rientrano un pochino in quello che sono i luoghi comuni oggi. Quindi lei già aveva fatto un accenno al latte, l'uso del latte. Sì, no, il dottore Berrino ci ha fatto un po' il lavaggio del cervello, va usato solamente così, insomma, ci sono state diverse tesi su questo argomento, quindi il latte, i cibi light che pensiamo che ci facciano bene e invece contengono, per quello che io sappia, una serie di componenti che vanno solamente a danneggiare l'un altro, lo zucchero,
è zucchero di canna o zucchero bianco o è solamente un fatto di mercato. E poi in qualche modo è stato detto l'olio, che per quello che io sappia sarebbe bello usare almeno a crudo l'olio extravergine, perché i nutrienti sono proprio lì. Ma nel cucinare cotto forse l'olio vergine, quindi qualche... Ok, un attimo, oltretutto si può... Sì, però mi aiutate, un attimino, prego. Le domande, quindi se mi date una mano, perché sono tanto, sono interessanti. Il latte. Il latte abbiamo aperto io. Una mano. Infatti... Il latte della giunta. Leggendo diverse riviste di vista, allora vediamo che c'è scritto che nell'Italia del Nord si vive di più rispetto a quella del Sud. Volevo sapere perché. Sì. E poi. Prego. E Filippo concludi, se no. Una domanda sintetica, cioè quali sono gli elementi imprescindibili in una dieta quotidiana? Imprescindibili per Filippo? Sono io. Lui è. Al microfono e così poi siamo, faccio la conclusione. Credo che ormai sia chiaro che qualsiasi alimento sia confezionato o uscito dall'industria fa male. Ed è meglio non leggere le etichette, perché se uno comincia a leggere le etichette e capisce cosa c'è scritto, capisce che non morirà più nessuno di morte naturale. Quindi c'è poco da girarci attorno. La spesa non si farebbe più, soprattutto gli alimenti per bambini, che se uno legge che cosa c'è dentro veramente, capisce perché certe anomalie su bambini oggi, eccetera. Sbaglio? No. Quindi si capisce che l'alimento che va nei supermercati è importante che non faccia male subito, nell'immediato. Ovvio. A lunga distanza può fare male, ovviamente, tranquillamente. Ovviamente. Conclusione. Una nota di trasmissione. È stato detto che in un alimento che in tutte le famiglie italiane è presente, mettono del fango ed è in vendita. Di chi è la colpa? Allora, dai, abbiamo 10 minuti per concludere. Allora, che alimento è? Devo mettere un po' di ordine a tutte le cose. Sì. Che non è facile condensare le risposte in 10 minuti, perché veramente toccano dei temi molto, molto, diciamo, ampi, che meriterebbero un'ampia trattazione, specialmente il latte. Allora, io non esprimo quasi mai giudizi sul latte, pur avendo le mie idee, che applico sulla mia persona da quando avevo 10 anni, che mi ha aiutato l'intolleranza al lattosio, che peraltro, apro una parentesi, non è la normalità, è la normalità. Poi tutti ci convinciamo che sia anomalo quello che non digerisce lattosio. È normalissimo invece. Geneticamente l'uomo non è fatto per digerire lattosio se non fino allo svezzamento del latte materno, che non è il latte bovino, perché il latte bovino ha un contenuto proteico 3 volte superiore a quello umano e ha una composizione completamente differente. E quindi, se la natura l'ho concepito per fare crescere il piccolo del bovino, che sicuramente non raggiungerà il peso di un piccolo dell'uomo, già fatevi 4 considerazioni e vi siete dati una risposta. Nel latte c'è un fattore di crescita, si chiama IGF-1, che è un promotore di crescita cellulare. Voi capite che tutto ciò che stimola la crescita cellulare, considerate il fatto che, non lo dico io, ma è un fatto noto, quasi quotidianamente si creano cellule strane nel nostro organismo che possono sfuggire anche alla sorveglianza immunitaria. Se tu gli metti dentro cibi che sono stimolatori della crescita cellulare, stai un attimino aiutando, no? Per certi tipi di evoluzione. E chiudo l'argomento, non vado oltre perché noi abbiamo bisogno di buoni ragazzi da scrivere l'istituto Alvaro Gebbione, che è la scuola di questo quartiere. Seconda domanda, mi deve aiutare che già... Ma quindi
no, a questo punto mi interessa, lei lo bandisce proprio completamente. Allora, una cosa è certa, che le campagne che vorrebbero far credere che non si può vivere senza il latte, che un bambino non possa crescere armonicamente senza il latte e vaccino, assolutamente dissento per un semplice motivo, con cognizione di causa. No, assolutamente, questo io non credo questo, però io sono tra quelle che è abituata che la mattina la tazza di latte, il bicchiere di latte, sì, io sì, sì, ma per capire l'entità della, della cosa, della gravità, se è una donna che ha subito un intervento di carcinoma mammario, nessun oncologo oggi dice guardi signora che da domani lei deve evitare tutti quei cibi che possono aiutarla un attimino a promuovere la crescita cellulare, tra cui c'è il latte. Signora, di che cosa stiamo parlando? Quindi lasciamo perdere. Esatto, di consapevolezza. Esatto. Che no? Esatto. Quindi non c'è bisogno del grande professore Berlino, che reputo l'unico forse che parla seriamente e fuori dai denti e le cose le dice. C'è qualche oncologo, come ha detto in premessa, che si sta aprendo. Addirittura vi dirò che ho notato una certa apertura anche nel figlio del professore Veronesi, di maggiore attenzione verso l'alimentazione. Questo non me l'aspettavo, considerata la tua storia passata del padre, eccetera. È sempre attinente al latte, quelle mozzarelle ingustate che vengono tre in una busta grande, eccetera. No comment. Stiamo chiedendo. Se no entro nel merito delle tecnologie di produzione. E quindi quale conviene comprare? Bisogna andare al casificio allora, è tradizionale o no? Sì, è come la storia che quello che mi dice, ma che è meglio, gelato artigianale o gelato industriale? Ma fuori di dubbio è meglio quello artigianale. Ma fuori di dubbio. Allora, allora signora, un attimino, allora vabbè. Lo yogurt, prego. Volevo finire con la signora. Mi ricordo dello yogurt. Dobbiamo spadare un altro mito sullo yogurt. Allora, i cibi light sono la più grande presa per i fondelli, per un semplice motivo. Prendo un esempio, una nota bevanda, brevetto mondiale, Coca-Cola. Zero. Attenzione, ma zero che è? Zero saccarosi, zero zucchero bianco. Non conosciamo neanche la gente. E tutti, tutti i dolcificanti edulcoranti, dolcificanti naturali, cioè non naturali, di sintesi, che sono sostitutivi, che fanno bene. Se poi non la pensa, e poi non conosciamo neanche la ricetta, no, quella non si può conoscere. Per esempio, mi collego anche allo zucchero. Lo zucchero bianco è il veleno maggiore che ci possa essere. Lo zucchero di canna è un altro specchietto per le allodole, perché praticamente lo zucchero di canna è zucchero caramellizzato e zucchero buono a quello bianco. Se proprio vogliamo, se proprio, io voglio quello filippino, se proprio vogliamo un attimino, faccio una premessa per evitare equivoci. Il migliore zucchero in assoluto è uno, quello che non c'è. Andiamo avanti. Detto questo, si può andare a, come dire, limitare i danni. E allora cominciamo: stevia, sciroppo d'acero, sciroppo d'agave, zucchero integrale di canna, che è diverso dallo zucchero integrale, quindi è dallo zucchero di canna, per esempio lo zucchero che dicevi, cioè quello che viene, esatto, quello filippino, paesi sudamericani. Mascobato. Ma attenzione, non pensiamo che sia un tocco di salute, perché non lo è. Ripeto, tutto ciò che innalza la glicemia e l'insulinemia, comunque fa danni, più o meno. Sì. Poi c'è anche un altro sciroppo però poco conosciuto, notato, si chiama sciroppo di Acorn. Vabbè, andiamo avanti. Poi. E l'ultima cosa è l'olio. Ma qual è la domanda? Ha sollevato una questione molto delicata. Allora, l'olio d'oliva, sempre extravergine, quindi con un grado di acidità come stabilito dalla normativa, e quindi con una spremitura a freddo, che d'altro canto vale per tutti gli oli, perché la spremitura, diciamo, se supera quel tetto di temperatura, innesca quelle reazioni alternative sull'olio che non possono far bene alla salute per una serie di motivi che non c'è il tempo neanche per entrarci nel merito. Detto ciò, e chi la molla più? Detto ciò, c'è un'altra problematica che per anni
stata un attimino sottovalutata, cioè la tenuta, uso un'espressione non tecnica, perché si chiama punto di fumo tecnicamente, la tenuta alla cottura degli oli. Allora, l'olio d'oliva non è che sia il re della tenuta, però sicuramente è una buona tenuta. Friggia una temperatura più elevata rispetto a quella di sempre. Non si tratta di sì, no. Non si tratta di no. No, il punto di fumo non è il punto che inizia a friggere. E che cos'è? Il punto di temperatura che è superato il quale iniziano i processi alterativi che sono dannosi alla salute. No, ma intendete, per esempio, l'olio di semi frigge a 80 gradi, mentre l'olio di oliva a 120 gradi, sì, e così no, allora, sì, ma no, domanda. Sì, ma è irrilevante questa cosa. Quello che è importante è che innanzitutto no, perché se lei non lasci stare quello che fa dentro casa, lei tenga conto che va in un locale e si mangia, sì, le patatine, sì, al tavolo. Per legge, ed è legge, loro devono friggere a 180 gradi, le temperature sono a 180 gradi. Quindi comunque, se prendi un olio che già di suo non regge bene a quella temperatura e ti forma tutti questi prodotti, e aggiungiamoci un'altra aggravante, la frittura ripetuta nello stesso olio. Tanto è vero che adesso stanno aggiungendo più richieste a livello di laboratorio, perché non l'ho detto, ma io da 20 anni che mi occupo, oltre a fare nutrizionista, mi occupo di controllo di qualità in campo alimentare, in un laboratorio privato, facciamo i controlli nelle filiere alimentari e certificazioni d'azienda, ecco perché parlavo di tecnologie e di leggi. Praticamente vanno a fare i prelievi anche nelle friggitrici per valutare il contenuto di agroleine presenti. L'agroleina è l'indicatore della degradazione dell'olio e quindi del danno alla salute. Tradotto, se devi friggere con olio di semi, tipo un girasole, meglio che friggi con olio d'oliva, per dare un'informazione. Fermo restando che fritture frequenti non fanno bene sicuramente. Il migliore uso di un olio anche di semi, anche crudo, oltre che l'olio d'oliva. Ma se devi proprio friggere, meglio l'olio d'oliva. Oppure qualche olio di semi che ha una buona tenuta, tipo l'arachide. Dottore, l'alimentazione dei bambini, andiamo, perché siamo, e poi se è vero che tra nord e sud... Allora, sì, ricordo, yogurt, nord e sud e bambini. Ok. Allora, per quanto riguarda quel discorso, sì, purtroppo è un dato a nostro sfavore, a nostro nel senso di popolazione del sud, e vi dirò di più. Reggio Calabria, è stato fatto uno studio di 12 anni di durata, portata avanti da un'equipe di clinici di Reggio, che praticamente hanno fatto un'indagine nelle scolaresche in una fascia d'età dai 6 a salire fino, mi sembra, ai 14, se non ricordo male, dove si è registrato un tasso di obesità tra pediatrica pari a quella americana, che è il modello. Sì. Noi a Reggio Calabria abbiamo le stesse statistiche degli americani, che sono notoriamente i più, come dire, indisciplinati, uso un eufemismo, a tavola, con tutto quello che hanno. Infatti il professore Walter Longo, che vive in California, quando andò in California, forse lui cambiò la sua vita, perché lui era destinato in California a fare musicista, jazz, studiava musica. A un certo punto ha cominciato a farsi quattro osservazioni, ha detto: ma come mai a Molokhio, che è il mio paese di origine, perché lui è figlio di Molokhiesi, la gente campa a lungo, c'è una zona blu addirittura, anche se non è classificata ufficialmente zona blu, ma comunque c'è un certo nucleo di longevi. Perché? Perché mangiano, come dice Walter, avaianeta. C'è tutto a tavola. Walter, vedi che avaianeta è il dialetto. È il dialetto, non è un termine. Ah, il simpatico dell'ho scritto avaianeta pure nel libro, appunto, riportare l'espressione dialettale. Mangiano frutti della terra, mangiano l'olio d'oliva, mangiano la frutta secca. Ok. E la frutta secca? Gli americani invece sono al contrario. Sono, diciamo, lo sappiamo come mangiano. Stranamente noi al sud abbiamo ribaltato la nostra tradizione culinaria alimentare, che era di tipo prettamente mediterraneo, e qua addirittura aprirei un altro capitolo sulla dieta mediterranea, perché ancora tutti siamo convinti che la dieta mediterranea è quella di là che ci fanno. Infatti, collegati a quello che diceva
la Presidente Strano per quanto riguarda che cosa bisogna, diciamo, giornalmente prescindibili. Ok. Sì, abbiamo risposto a lei, okay. E poi io, che abbiamo risposto. No, scusate, ma... c'è lui. E i bambini, sì, sì, allora. Sì, sì, sì. Allora, rispondo per lo yogurt. Sì, sì. Allora, lo yogurt non sono tutti uguali, gli yogurt, innanzitutto. Allora, io prendo quello 0.1. Allora, allora il problema non è il plastico. Il problema non è anche, perché poi la frutta tra l'altro è peggio. Perché la frutta, ci sono zuccheri come i succhi di frutta. Bandite dalle vostre tavole, da quelle bambini, i succhi di frutta. Cominciamo col primo alimento che non deve esserci, così rispondo alla signora. Cioè, ma deve essere davvero certificato senza zuccheri aggiunti. No, senza zuccheri, perché gli zuccheri e la frutta ce l'hanno naturale. Senza zuccheri aggiunti. Lo yogurt, signora, di suo al naturale, è un alimento benefico. Però, e qua mi permetto di dirlo, anche perché mi giungono quotidianamente di ritorno informazioni provenienti dalla classe medica che magari dicono, ma vedi, lo yogurt è il problema dell'intestino, ti rigenera la flora batterica, non rigenera niente. Dottore, le chiedo scusa. Per un semplice motivo, sapete perché? No, le chiedo scusa, ora io non vorrei entrare nel personale perché non è il caso, però praticamente io ho preso tantissime medicine nel tempo. Bravo. Però con lo yogurt io ho risolto quello che anni e anni di medicine non sono riusciti a garantirmi, quindi devo dire che quindi io ne prendo due al giorno, uno la mattina e uno la sera, perché chiedo scusa, però devo anche difendere. Ma devo completare, stiamo andando, ma non ho completato, non ho completato cosa stavo dicendo, che oggi se uno, ed è molto frequente l'uso addirittura indiscriminato degli antibiotici. Gli antibiotici creano la distruzione delle batterie intestinali, quelle buone. Sì, allora ci deve essere un sistema per riequilibrare. Addirittura ci sono pazienti che io inizio a dargli il colostro, non so se rendo l'idea che vuol dire, li faccio regredire a quando sono nati l'altro luogo, per creare le condizioni. Si usa questa tecnica. Allora, se ti devi dare un probiotico, non ti illudere con lo yogurt di cristi nella parte intestinale, perché non gli fai niente. Allora, lo yogurt sì, acidifica, ha dei contenuti importanti a livello di nutrienti, ma i batteri dello yogurt non sono probiotici, perché quando arrivano nello stomaco, defolgono. Cioè il pH acido dello stomaco li uccide. Allora, se sono addizionati industrialmente di certi probiotici resistenti al pH acido dello stomaco, allora arrivano all'intestino e lo colonizzano. Chiaro? Sì. Ma se il classico yogurt fatto con due ceppi, Streptococcus thermophilus e Lactobacillus vulgaricus scritto, praticamente non serve a niente dal punto di vista del ripristino delle condizioni di equilibrio intestinale. Mi sono spiegato. Concludiamo con i bambini. Il che? Dà un'indicazione di quello che dobbiamo mangiare. Le piace il che? Ok. Allora, i bambini e poi concludiamo. Scusate. Quindi paradossalmente mangiano meglio al nord che da noi, perché noi abbiamo una cucina troppo ricca di grassi, troppo ricca di carboidrati e troppa. I bambini? Esatto. Allora, i bambini è un dramma, perché? Fango negli alimenti, il fatto dei bambini è certo, si sa. Perché infatti viene messo in circolazione cibo fatto con il fango? Come si vede che sei papà di due bambini più forti? Allora, diciamo, non ho difficoltà a dire che non sono al corrente di questa cosa, quindi non posso rispondere. Una cosa posso rispondere, come mai possano accadere certe cose? Ma perché sono in circolazione? Perché c'è un sistema ancora di controlli in Italia, e i motivi li conosco, nel senso che c'è un sottodimensionamento delle risorse umane preposte ai controlli sui territori, che non permette di fare un setaccio al tappeto di tutti i prodotti alimentari. E questa non è una cosa infrequente, perché se no, scusate, com'è possibile che vendono la pasta al glifosato?
Com'è possibile che stiamo scoprendo ora che le capsule del caffè, quelle con l'alluminio, sono delle cose che hanno componenti cancerogene? Sì, pure le capsule del caffè. No. Allora, com'è? Dottore, chiedo scusa che c'è gente che... Allora, se in conclusione, gli alimenti imprescindibili quali sono? Gli alimenti imprescindibili... Sì. Allora, se uno volesse sapere, li dirò brevemente, ma sono quelli della dieta mediterranea, quella originaria, quella là, cioè? Che tirò fuori Ansel Keys negli anni 40, cioè? E cioè i legumi, non è confezionato, la pasta integrale, carbone, con i grani antichi, io non faccio pubblicità adesso, poi, l'olio d'oliva, sì. I broccoli. Bravo, le verdure in generale, i broccoli sono tra gli ortaggi, hanno una molecola, si chiama indolo 3-carbinolo, che è un antitumorale, è stato testato anche in vitro. Tutta la famiglia delle brassicacee, tutta la famiglia delle crucifere, quindi cavoli, cavolini, bruscelle, fiori, broccoli, dovrebbero fare parte della nostra quotidiana alimentazione. Poi la famosa regola dei colori, infatti c'erano un po' di slide che praticamente bastavano per fare una conferenza sull'alimentazione, sembra strano, ma erano talmente... ispiravano una serie di considerazioni una dietro l'altra riguardo i colori. Noi dobbiamo insegnare ai bambini i colori, perché se non ci sono i colori sulla tavola non stiamo mangiando sano. Il professor Berrino, sapete che dice? Prendi un alimento, se ci fosse la tua bisnonna glielo dovresti sottoporre, se lo mette da parte stai sicuro che senza leggere etichette non è buono. Per dire, la saggezza antica, la saggezza popolare, la saggezza... Quindi i cinque sono questi: la frutta secca, frutta con moderazione, perché non bisogna sbilanciare troppo la frutta a sfavore degli ortaggi, ok? Il pesce azzurro di piccola taglia, che non contiene metalli pesanti come il mercurio, il piombo, il cadmio, eccetera, eccetera. Spezie. Quindi attenzione al pesce spada, perché comunque è di grande taglia, attenzione al tonno, che non è una... C'è gente che dice mangi pesce, sì, solo tonno. Ma è stato il pesce azzurro? Allora chiudiamo, allora chiedo scusa, un applauso al dottore, vi chiedo scusa. È la stagionalità. Luigi, che vuoi dire? La stagionalità. Silenzio un secondo. Però tu non devi invitare di nuovo. Io lo inviterò sicuramente. Io volevo chiedere, scusate veloce, come te ne torni, Anna? Casa e Michele. Ah, sicuramente è stata una bella esperienza e la riferirei. Michele, tu? Sicuramente rimane la bella esperienza, però mi torno a casa un po' scioccato. Allora, io veramente avrei voluto concludere con la prova della pancia di tutti col dottore, però questa la riserviamo alla prossima volta. Grazie a tutti, buonanotte, esperimento riuscito. Domenica...